Ciao ragazzi, ben ritrovati. 4 vittorie di fila, l'ultima vedete un 3-0, ma in realtà è 2-1. L'avversario che ha abbandonato prima della fine del primo tempo, anzi in realtà mancavano pochi secondi alla fine del primo tempo. Di prima divisione, 2 vittorie su 2 di terza e altre 2 vittorie su 2 di prima. Che fila di vittorie, che striscia di vittorie consecutive. Molto soddisfacenti, quelle contro 2 di prima immaginerete. Che non sono state facili. Vediamo il prossimo avversario, di che divisione è? Ancora prima, è Roma. Roma di prima divisione. E ragazzi, se adesso mi dite che anche questo utilizza i giocatori della Roma originali, così come quello del Napoli 2 partite fa, sono veramente contentissimo. Ne dubito, ma sarei super mega contento. Vedo un Messi, quindi possiamo già dire, possiamo escludere senza problemi che non userà solo i giocatori della Roma. Ciala purtroppo è letteralmente morto, quindi Mkhitaryan gli prende il posto, Lukaku sta bene, meno male. Handanovic in grande spolvero al posto di Onana, non in forma. Acerbi lo lasciamo lì dov'è e per il resto ce li possiamo tenere come stanno. Barella anche in forma degna di nota. E qui abbiamo, attenzione, Roberto Carlos, Messi e Vieira negli speciali. Rodri in difesa. E Rudiger, uno dei difensori migliori del gioco, credo che sia insieme a Van Dijk. Poi Mbappé, Valverde sulle fasce, Ben Yedder come punta, non è proprio il top. E Pavard a destra. Con questo Arnold un po'... non so che cosa avrà di speciale questo Arnold. Ditemelo voi nei commenti se sapete che questo Arnold magari ha qualche caratteristica peculiare che lo rende degno di giocare in una formazione comunque di tutto rispetto. E vediamo. Questo, anche questo di prima. Sono tutte partite super mega impegnative, se dobbiamo dirla tutta. Dopo quel 7-0 che abbiamo visto contro quello di terza, sono state tutte di prima, tutte molto difficili, ben giocate. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più dei grandi match, ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione. Ma l'orgoglio. Ricordiamo che se vinciamo questa, ragazzi, ci confermiamo in divisione 2, non possiamo retrocedere, che sarebbe comunque un risultato molto importante. E si parte. Subito questo passaggio in profondità. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Con Mkhitaryan che si infila. Ah, non riesco a passare il pallone per un pelo. E ospita la Roma dal 1900. Ragazzi, questo è veramente, cioè, ho intercettato, ma nonostante l'intercetto la palla è andata dove il mio avversario voleva che andasse, praticamente. Dumfries come un treno. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Lukaku che recupera il pallone e ci prova. Quanto era violento quel tiro. E qui Barella che viene letteralmente colpito dal pallone. Ecco Ben Yedder. Messi. Non ho capito che cosa è successo. Mi sta bene che alla fine la palla io l'abbia recuperata. Lukaku, ecco il passaggio. Ah, Lautaro che non riesce a infilarsi. Qui anche se l'è vista brutta, A sinistra con il passaggio. Roberto Carlos. 1-1-2, ma Skriniar è super mega attento. Qui non so chi darla. Bravo Dumfries che parte da solo senza che nessuno gli dica nulla. Mettimi un buon cross. Attento sto difensore. Bravo Mkhitaryan. La gioca sulla destra. Di nuovo al centro. Bravo Brozo con l'1-2 che libera ancora Dumfries. Bello il cross. Non ci credo. Come è uscita questa palla. La testata di Lautaro che non c'entra la porta. Era comunque difficile, bisogna essere onesti. Non era super semplice. Qui lui è da solo. Solo lo infastidisce. Ah, Lukaku che prova invece a dare fastidio e a rubare il pallone. Sono molto attenti a far circolare il pallone con calma e precisione. Ci vuole molta concentrazione. A volte i tifosi si lamentano perché un calcio del genere rallenta troppo il ritmo o perché può sembrare rinunciatario. Madonna ragazzi, che regalo. Peccato che si è trovato con Roberto Carlos che è un destro. È l'unico motivo per cui questo tiro è stato veramente brutto. Che brutto errore lì, ho cercato di correggere il tiro, ma anche se ho ripremuto il tasto del passaggio per dare una nuova direzione non ha funzionato. Vedo lo spazio.
e servo Barella. Lui prova a coprire, ma io non so chi darla. Alla fine la do a chi voglio, comunque. E trovo il compagno. Palla a Lukaku. Si avvicina alla porta. Provaci Lukaku! Che bella parata del sortiere. Io ho fatto un tunnel non voluto. Mi sono ritrovato con Lukaku che fa un tunnel. Non era pensato. Dai Lukaku, fatti valere. Vediamo chi va a marcarlo. E qui Lukaku non fa quello che speravo facesse contro Mbappé. Direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Che fallo in realtà. Ma nonostante i falli, nel senso, non siamo riusciti a. Ci metto lo zampino. Ah, perché non hai passato il pallone? Lo sto premendo da non so quanto. Prova a darla profonda nello spazio. Si fa trovare al posto giusto e allontana. La gioca dietro. Arnold. E fallo, ma in realtà sono in netto anticipo. Mi dà il giallo perché in realtà ho preso prima il centrocampista, ma era giusto in anticipo, ragazzi. Ci avete visto? Si vedeva che stava passando la palla lì. Mi sono semplicemente buttato forse un po' troppo presto. Madonna, ragazzi, lui ha tirato sul lato del portiere. Io ho mosso il portiere alla fine, ma Andanovic. Per fortuna il tiro era centrale. Altrimenti mi stavo per prendere gol e lui mi fregava. Pericolo sventato, adesso possono un altro tiro qui Andanovic. È stato splendido l'intervento del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma. Che qui è abbastanza rischiosa. Fallo di Mbappé. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. C'è il giallo forse. L'intervento adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Sarebbe tra abbastanza severo perché vabbè, il fallo in realtà mio di Barella era un po' più cattivo. Brozovic. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Non ho capito perché non ha stoppato il pallone, forse perché c'è stata la leggera deviazione del difensore. E qui la palla che non la prende nessuno. No, perché? Perché questa cosa? Si ferma qui la manovra. Qui va addirittura. Io direi addirittura fallo di mano qui. Giusto, al momento giusto. Barella. E Vieira che l'aveva capito prima di tutti. Ben Yedder. Messi. Cerca aiuto nella zona laterale. Bravo Mkhitaryan che rianticipa. E ma lui qui attento. Sceglie di andare per vie verticali. Vediamo se può capitalizzare. Spazza via senza fronzoli. E qui mi conviene spazzare per si non rischiare. La palla ed evita complicazioni. Roberto Carlos. Mbappé. Dumfries capisce dove vuole andare Mbappé, però. È pur sempre Dumfries con i suoi piedi non proprio. Messi. Lui qui il tiro non era male, ma non ho avuto paura per niente perché lo ha fatto di prima, mi dava l'impressione di non essere pericoloso. In ogni caso io, poi se dobbiamo tirare le somme di questo primo tempo, io non è che abbia creato chissà quanto, eh. E adesso gli regalo il gol, mi sa. Ma io qui in realtà con Brozo non ho fatto niente, nel senso è stato intervento automatico, immagino che non ho fatto veramente nulla. È che lui aveva sbagliato comunque, mi sa. Perché a questo punto non so se prendo il giocatore per... Cioè non prendo il portiere per uno con le sue abilità da calcio da fermo. Messi e non trova la porta. Fuori qui in realtà aveva tirato. Forse avrebbe potuto calciare meglio. Non sul palo del portiere, ovviamente, per cambiare gioco rispetto al. E ragazzi, veramente qua non so come uscirmi. Devo essere onesto. Mamma mia. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Dumfries. Passaggio. Dai Dumfries, scendi, scendi, scendi. Mamma mia ragazzi, che cross che ha indovinato Dumfries a fine primo tempo. Palla al bacio sulla testolina di Lautaro ed è 1-0. Palla tra portiere e difesa, perfetto il cross.
Lautaro che dice presente. Siamo neanche in, non abbiamo neanche il possesso palla in realtà in percentuale. Sa che lui sta giocando meglio alla fine. Forse non so se abbia creato poi chissà che pericoli, a parte qualche tiro da lontano, ma nemmeno così insidioso che non ricordo niente di che. Occasioni poi diciamo pericolose, nessuno dei due in realtà, poi se dobbiamo essere completamente onesti. Mamma mia ragazzi, che brutto errore, cominciare così è proprio brutta. E qui mi rendo il gol. Che brutto ragazzi, che brutto gol, cioè questo errore così. Non so perché con la levetta io non avevo, come adesso ragazzi, io indirizzo sempre a quello giù. Voi forse un po' lo sapete, se mi guardate giocare, decide di, il gioco di non farlo e quindi io non posso farci nulla. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per... Aspettiamo il momento giusto. C'è spazio per calciare. No, però così è in realtà. Cioè, se mi fai il fallo e tengo il pallone, non mi fischi il fallo. Ma se per quell'intervento, che è falloso perché non prende il pallone, io finisco in rimessa al fondo, in realtà il fallo me lo dovresti chiamare. Che ragazzi, che gol regalato! Veramente un gol regalato all'avversario. Qui la palla. È addirittura nostra. Non era questo l'obiettivo. Bene così. Messi prova a prolungare. Pallone nello spazio. Valverde ha spazio. Perché non l'ha fatto? Perché non l'ha fatto caricato, diciamo, speciale così come il tiro? Ma quella palla che si alza così fa impressione. Mamma mia, Roberto Carlos. Peccato che non abbia inquadrato la porta. Dico io peccato per lui, eh. Infatti sì, diventa un eurogol, sì. E io ancora, ragazzi, veramente la trovo difficilissima questa. Infatti gli regalo ancora una volta il pallone. Brutto tiro, brutto tiro. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così, tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Io ragazzi ho troppa difficoltà ad uscire. Mentre so a chi darla, devo essere onesto. Io Fabio penso che avessero ancora la testa nello spogliatoio. Fuori gioco qui. Era comunque fuori gioco. All'inizio del secondo tempo. Adesso devono rifare tutto da capo. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Gossens. Veramente ne usciamo in qualche modo. La mette sulla sinistra. Buona ragazzi, buona. Supera il diretto avversario. Ha spazio per cercare il gol. Palla via. Madonna, no ragazzi, come fa? Lukaku ha letteralmente tirato il piede indietro per non prendere il pallone, perché non si spiega in altro modo. Questo è dimostrazione di caparbietà difensiva. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Lautaro Martinez. E addirittura Lukaku ha tirato su No ragazzi, no, però un insieme di cose spaventosa. Cioè come fa, ditemi come fa a non prendere il pallone. Fa male vederla così. In realtà direi che a parte Mkhitaryan stanno tutti abbastanza bene, ma io non ho chi mettere al posto di Mkhitaryan. Sono tutti morti. Io di certo non posso retrare Lautaro a trequartista. Quindi niente, siamo così. Mi fa qualche cambio immagino. Questo cambio di gioco. Metto passaggio corto. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Riceve un pallone interessante. Fuori gioco. Un po' pretenzioso. Ho fatto quel passaggio in più. In realtà qui con Lautaro volevo tirare, ma ho visto che lui mi seguiva. Quindi poi ho fatto quel passaggio. Che non è stata però la scelta corretta. E qui addirittura pensavo che Brozo fosse lì per prenderlo. Ma mi sbagliavo. Gosens che capisce tutto, ma non si sa come, nonostante sia in anticipo, non prende il pallone. Poi me lo spiegate magari come sia possibile una cosa del genere. Ho subito due o tre falli qui, ma in realtà per tutta la partita ho preso abbastanza falli non fischiati. Questo qua finalmente mi è stato fischiato. Che Barella che si va.
prendere il pallone. No, Lukaku, non puoi. Non puoi sbagliarla questa, veramente non puoi. Che brutta, che brutto spreco. Getta il pallone, ben fatto. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Pallone interessante, in verticale. Ah, il portiere che è uscito. Speravo di riuscire a, ad anticipare il portiere. In realtà avevo avuto anche l'impressione di quasi di uscirci, ma poi in realtà mi sbagliavo. Qui Dumfries che segue molto bene. Questa potrebbe lasciare qualche livido. Anche lui è sfortunato perché l'aveva capito. Bella apertura. Calci di punizione per l'Inter. Punizione anche qui, ragazzi. L'ho subito prima, sarò onesto, non ha senso. Sono passate 3 ore dopo il fallo. Non ci sta più il vantaggio qui. Sono onesto, me l'hanno dato contro e mi sono lamentato, ma mi lamento anche adesso. Da lì può segnare. E qui Bare non è riuscito a fare. No, Gosens, prendila bene, ti prego. Bravo. Non ci credo. Non puoi non prendere questa palla. Forse il passaggio di Brozo effettivamente non era. Non era super preciso. Sulla destra. De Paul. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno. Guarda il suo Vieira da solo, si era mosso, ragazzi. Che va da solo a capire dove devi andare. È letteralmente impressionante. Vlahovic. Pavar. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno. Ragazzi, Vieira in movimento automatico è non impressionante di più. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Vai Skriniar, andiamo. Hanno ancora benzina per cercare. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Giallo addirittura, mi sa che è andato in scivolata lui però per questo. La Roma adesso due giocatori ammoniti in questa gara. E noi proviamo addirittura a giocarci in attacco. Vi spiego anche perché. Perché in realtà il pareggio non ci serve a nulla. Brozovic. Palla Mkhitaryan. Costruiscono la manovra con sicurezza. Ottima circolazione del pallone. Finita 1-1. 1-1 ragazzi. E poi se vogliamo dirla tutta, lui ha fatto il gol su il regalo che gli abbiamo fatto. Senza fare quel regalo lui non segna mai, perché occasioni non ne ha avute. Quindi una partita, una vittoria buttata al vento per un brutto errore nostro in uscita. Bisogna migliorare su queste cose, ragazzi. Intanto restano 3 partite e non c'è più possibilità, immagino. Allora, in realtà no, perché se ne vinciamo 2 andiamo a 21, possiamo anche fare 2 vittorie e un pareggio a questo punto. A questo punto quindi il pareggio non era da buttare, abbiamo fatto male i conti. Quindi o vinciamo, facciamo 3 vittorie, facciamo 2 vittorie e un pareggio. Ma 2 vittorie dobbiamo farle per forza, altrimenti addio promozione. Per restare invece in divisione 2, comunque una vittoria ci salverebbe. Ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima.